Ciao a tutti, sono sempre Tom, alias il vostro amichevole giustizia di quartiere. In questo video tornerò a parlarvi della situazione a dir poco critica alla stazione centrale di Milano, che brulica di spacciatori e borseggiatrici, che anche questa volta ho ostacolato con la squadra anti-borseggi. Prima di andare avanti col video, vi invito ad iscrivervi al mio canale, se non l'avete già fatto, attivando la campanellina delle notifiche. Seguitemi, mi raccomando, anche su Instagram, al link che potete trovare in descrizione, insieme ad altri contenuti interessantissimi. Ma detto ciò, proseguiamo. Dato che mi si è rotta la cam nascosta, accendo l'orologio spia e inizio a camminare per la stazione, in piazza Duca d'Aosta. Non faccio in tempo a fare due passi che vengo subito fermato dalla mia vecchia conoscenza. Questo tizio qui, ve lo ricordate, vero? È uno spacciatore che ho già ostacolato alcune settimane fa. Ci tengo a sottolineare che in zona sono presenti famiglie, genitori con bambini che devono assistere a risse, aggressioni, talvolta rapine e, ovviamente, a vendita di sostanze stupefacenti. Le autorità sono sempre dalla parte opposta a quella degli spacciatori. Continuo a camminare e un altro spacciatore con un giubbotto giallo mi vuole vendere altra droga. Allora, a questo punto, lo affronto e lo allontano dalla stazione, rischiando di essere colpito da un pugno. Dopodiché mi recai subito dalla polizia, al solito furgoncino, e raccontai loro l'accaduto. Una volta ricevuti i complimenti dalla polizia, un agente mi ha detto che sarebbero andati presto a controllare, cercando di rintracciare il pusher con il giubbotto giallo e i suoi colleghi, tra virgolette. Più tardi andai con la squadra anti-borseggi a disturbare le borseggiatrici, ma per ora vi lascio il video vero e proprio della mia azione contro i pusher. Mi scuso per la qualità dell'audio abbastanza distorto, ma come ho già detto, ho registrato con il mio vecchio orologio spia, che non è molto pratico. Non ti conviene. No. Cosa? Vuoi agire? Cos'hai tu? Agire. Che cosa vuoi? Sono spacciatore? Sì. Sai che... Cos'hai questo? Sì, lo so. Sono stato per me a voi. Quale si spaccia? Bro, 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 bro! Fatemi lanciare, che qua sono spacciatore! Successivamente, in metropolitana, viaggiando tra le varie fermate di Milano, avvistammo delle borseggiatrici. Una di loro, chiamata ironicamente la giraffa, non si accontenta solamente di rubare ai milanesi e ai turisti, ma si finge anche una povera donna che chiede l'elemosina. Una vergogna, ragazzi. E chiarisco che le borseggiatrici non sono povere, perché si vestono con abiti eleganti che hanno comprato con i soldi dei milanesi, della povera gente che rubano ogni giorno in metro. Prima ti hanno mandato via, cosa fai qua? Dai, via. Perché fai video? Perché non si può stare qua. Non posso fare video?
Io mi occupo degli spacciatori, le borseggiatrici non sono proprio il mio campo di competenza, anche se ogni qualvolta mi è possibile le disturbo con la squadra anti-borseggi, come potete vedere in altri miei video. Se vi è piaciuto il video, mettete mi piace. Dal vostro amichevole Justice di quartiere, al prossimo video.